La signora Caterina Lanzarone, vedova Cannone, la vedova del maestro Fausto Cannone, visibilmente emozionata in occasione dell'inaugurazione del Museo degli Strumenti Musicali Multietnici, che è stato allestito grazie a un finanziamento del Gallo Golfo di Castellammare, qui nell'ex chiesa di San Giacomo de Spada, in pieno centro storico di Alcamo. Signora, un ricordo di suo marito, e poi chiaramente le domanderò che cosa suscita in lei questo momento. Intanto un doveroso ricordo di Fausto Cannone, che purtroppo ha lasciato questo mondo nel 2017, ma è sempre vivo nei ricordi di tutti. È sempre vivo nel nostro cuore, sempre. Io sono felice, felice veramente di questa riuscita del museo, e sono grata a tutte le persone che lo ricordano sempre con tanto e tanto affetto, veramente. Veramente, io cerco di fare del mio meglio, questo. Siamo riusciti a fare questa bella cosa, speriamo sempre di migliorare, diciamo sempre migliorare, sempre ho portato altre cose, pure musiche, un quadro di un pianista famoso, Franz Liszt, ho portato pure qua giorni fa. Insomma, cerco di fare del mio meglio, però non è che sono io come mio marito, giustamente. Lui era l'artista, aveva una dialettica proprio, io sono una persona diciamo normale, comune, questo. Se potesse con una parola cercare di riassumere il ricordo di suo marito, che termine utilizzerebbe? Il mio marito era per me tutto, un grande uomo, un grande artista, è stato molto molto generoso a donare queste cose alla città, e io ho contribuito perché ho rispettato il suo desiderio, abbiamo fatto l'atto tutto quanto, tutto in regola, diciamo, perché voglio continuare le sue, ecco, il lavoro che ha lasciato, le poesie che ha lasciato, le ho fatto due volumi di poesie che sono lì. Insomma, e farò ancora un'antologia sulla sua persona, tutto questo. Sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, allora, una ufficiale inaugurazione del Museo degli Strumenti Musicali Multietnici donati da Fausto Cannone alla città di Alcamo, già in occasione del Festival delle Vie dei Tesori. Questa sala qui all'interno dell'ex chiesa di San Giacomo de Spada, qui nel centro storico di Alcamo, era stata aperta alle visite da parte del pubblico. Il Festival Le Vie dei Tesori è quindi stato un'anteprima proprio per assaggiare l'avvenuto allestimento di questa musealizzazione di questi strumenti così ben catalogati, e che effettivamente il maestro Fausto Cannone, con i suoi viaggi in giro per il mondo, ha avuto modo durante la sua vita di collezionare. Domenico Surdi ha un ricordo particolare del maestro Cannone, vero? Sì, senza dubbio, perché ho avuto la fortuna anch'io di essere un suo alunno alle scuole medie, e già da allora ero riuscito a cogliere, seppure bambino, la grandezza artistica e umana di Fausto, che poi ho avuto anche l'onore di conoscere da sindaco, e quindi oggi la comunità non può che essere grata al suo concittadino per la donazione che adesso ci fa anche inaugurare, ecco, un museo che è una rarità, credo, sicuramente nel nostro territorio. Io sono convinto che gli alcamesi lo adotteranno con grande cura, così come tutto il resto delle nostre bellezze, e sarà un'occasione di incontro peraltro per giovani, per i musicisti, e io mi auguro anche per tanti visitatori che già, come accennavamo durante i weekend di Via dei Tesori, hanno scelto la meta come meta la nostra città e questo museo in particolare. Assessore alla cultura del Comune di Alcamo, Donatella Bonanno, quanti strumenti sono appunto apprezzabili all'interno di questa sala? Sono circa 220 strumenti raccolti durante la sua vita dal professore Fausto Cannone, che sono stati donati al Comune di Alcamo, alla cittadinanza di Alcamo. Bene, occorre ricordare che già negli anni passati erano stati, quando ancora Fausto Cannone era in vita, erano stati trasferiti dalla sua abitazione in un'area all'interno dell'ex collegio dei Gesuiti, sempre qui nel centro storico
di Alcamo e di conseguenza poi portati qui nell'ex chiesa di San Giacomo da Spada. Ed è importante anche sottolineare, per chi volesse venire a visitare questo museo, se già effettivamente avete stabilito delle date e degli orari in cui è possibile venire a visitare questo museo degli strumenti musicali multietnici. Sì, sarà aperto come tutte le altre strutture museali, come il castello, tutti i giorni tranne il lunedì. Quindi sarà possibile visitarlo sia la mattina che il pomeriggio.